Peace. Hasta la vista ragazzi, sono sempre io, TheGamer800. Ragazzi, ci troviamo in un nuovo episodio su Just Cause 3. Oggi ragazzi andremo a fare la missione finale della storia. Mi sono già recato qui ragazzi, in questo punto della mappa. Vi faccio vedere qui ragazzi, in questo punto della mappa. Noi ci troviamo in questa grande isola che si chiama Insula Striate. E ragazzi, noi ci troviamo qui, andremo a fare questa missione qui, che è la missione finale effettivamente del gioco. Però noi ragazzi non finiremo qui appunto la serie, ma continueremo con le DLC, con gli easter egg e con anche video cazzeggi su Just Cause 3. Raga, da non contare sta missione che si chiama Clandestino, che è quella della DLC. Noi andremo a fare questa qui, che si chiama Figlio di Medici. Come faccio a sapere che è la missione finale? Perché ho letto la descrizione che c'è scritta qui sulla sinistra, alla mia sinistra, e c'è scritto appunto che oggi ragazzi uccideremo il generale di Ravello, che ci ha dato davvero tanto filo da torcere fino ad ora. Quindi raga, io mi sono già occupato di prendermi le armi da solo, me le sono scelte. Mi sono preso ragazzi questo grande bazooka che abbiamo avuto, questo bazooka che porto dietro come potete vedere, che spara testate atomiche ragazzi, non sto scherzando, testate atomiche. E visto che questa sicuramente sarà una boss fight, voglio portarmela presso appunto per sconfiggere di Ravello. Tra l'altro la mitragliatrice ho preso una classica, e poi ragazzi ho preso anche delle mitragliette. Vi faccio vedere, nel lancio ribelle ho già un segnalatore, e se nel caso le cose si vanno a mettere male, faccio arrivare qualche altra cosa, qualche altra munizione di armi, e continuiamo a combattere, quello che vi volevo dire. Allora ragazzi, qui è la missione precisamente, eccoci qua. Ok, eccoci qua. Avvia missione, perfetto ragazzi. Ecco qua, abbiamo Rosa Manuela ragazzi, che fa il solito discorso con lampioni accesi davanti alla telecamera verso il popolo. Questo discorso che fa è verso il popolo. Medici potrà rinascere come la fenice. Eh sì, ok. Abbiamo Mario ragazzi, c'è anche Enrico qui. Mario sta male per il fatto sicuramente che è morta Dima. E sì, effettivamente ragazzi, la nostra amica scienziata Dima, quella col camice bianco, non so se vi ricordate, è morta per distruggere le ricerche su Bavarium. Di Ravello è ancora là fuori. Dobbiamo trovarlo ed eliminarlo. Ah ecco, arrivano anche Annika e Teo ragazzi. Molta brava gente è morta, Annika. Ci hanno informato che un avanzato elicottero militare si è allontanato dalla torre prima che crollasse. Dov'è ora? Le mie fonti mi dicono che è volato nel vulcano e nessuno l'ha visto tornare. Allora ragazzi, da quello che ho capito che ha detto Teo, questo nostro amico, praticamente un elicottero super avanzato è scappato via dalla base, dall'esplosione della base causata da Dima, ed è scappato in un certo vulcano che io adesso non so dov'è. Quindi evidentemente in questo elicottero super avanzato c'era proprio Di Ravello, che è scappato dall'esplosione, quindi non è morto insieme alle ricerche del Bavarium, e quindi è scappato e fuggito, e adesso dobbiamo andarlo a prendere ragazzi. Lo dobbiamo fare sia per Dima e sia per appunto tutto il popolo, per tutta Medici, tutti i ribelli che sono morti, per tutti lo dobbiamo fare. Allora ragazzi, raggiungi il vulcano. Allora io non so sinceramente dove sia questo vulcano. Prendiamo il jet. Ci dice 8,82 km da qui. Raga, vediamo un attimo dov'è. Sono curioso di capire dov'è, perché io vulcano non ne ho mai visti in questo gioco. Dov'è? Vediamo. Ah, ecco qua ragazzi. Praticamente io su quest'isola misteriosa non ci sono mai andato, proprio perché non vedevo missioni qui su, quindi non ci sono mai andato, non sono andato mai a esplorare, anche per non spoilerarmi nulla. E qui ragazzi, io sono sempre stato in queste regioni qui perché erano piene di missioni da fare e non mi sono mai allontanato oltre. Adesso ragazzi, la missione finale dove la vanno a fare? In un vulcano appunto, che è qui. Come potete vedere, qui al centro si vede un bel bucone grosso e qui c'è scritto raggiungi. Quindi è qui che andremo a fare ragazzi la missione finale. Si svolgerà appunto in un vulcano. La figaggine di sto gioco ragazzi mi sorprende ogni volta. Comunque ragazzi, ok, prendiamo il nostro jet. Ci danno addirittura il jet. Vediamo che armi ha il cannone. E i missili a ricerca, porca puttana, raga, guardate. Troppo bello. Ok. Tanto che non è che mi sono divertito tantissimo allora, su sto gioco, perché facevo per la maggior parte missioni, ragazzi, usavamo gli elicotteri, carri armati, ma jet difficilmente. Comunque, raga, la figaggine di sto aereo. Mamma mia. Oh, la luna è gialla, no, pensavo fosse rossa. E c'è anche il riflesso nell'acqua, bellissimo. Comunque, raga, ci stiamo avvicinando appunto a questa isola qui, dove non sono mai andato, sinceramente, vi dico la verità. Perché non c'erano appunto missioni da fare, quindi diciamo che cavolo ci vado a fare.
Comunque ragazzi, ora vedremo che cosa succederà se effettivamente di Ravello lo incontreremo qui su quest'isola. E questa effettivamente ragazzi è la missione finale del gioco, nel senso come storia. Poi sono uscite anche le DLC, ce le faremo ragazzi, io adoro sto gioco. Come faccio a non portare appunto tutte le DLC, tutte le cose, tutte le missioni. Tra l'altro stanno scherzando Mario e Enrico sul fatto di aprire una concessionaria di auto, stanno dicendo cazzate. Non è importante che sentiate sti discorsi ragazzi, comunque si stanno divertendo, diciamo così. Peccato che è morta Dima ragazzi, era un altro personaggio a cui mi ero affezionato, anche come Mario e tanti altri. Ok ragazzi, ci siamo quasi, già da qui vedo già la bocca del vulcano. Ok, ci siamo quasi, vedete ragazzi quanto cazzo è grossa la bocca del vulcano. Ok. Ok, c'è il caricamento, vediamo che succede. Ah, e loro come hanno fatto ad arrivare qui? Teo, Annika e Mario. Ok, quindi raga, mi sa che l'elicottero che ha di Ravello ha lo scudo al Bavarium, quindi sicuramente sarà l'elicottero super avanzato che abbiamo già visto a Falco Maximo, la base che abbiamo conquistato qualche episodio fa, precisamente 2 episodi fa. Sì ragazzi, deve essere per forza quello, il super avanzato come l'elicottero, quindi per forza quello. Comunque ok, dobbiamo andare lì giù nella bocca del vulcano ragazzi, ora vediamo. Ok ragazzi, allora raggiungi il vulcano, qua segnalatori non ce ne sono perché già ce li abbiamo evidentemente, sì, per quello. Ok ragazzi, ci buttiamo con la tuta alare tra l'altro. Ok, vedete ragazzi, il fuoco, il magma, anche se non è tantissimo, il vulcano è quasi spento, cioè è solo lì che c'è il fuoco e tutto il resto, come potete vedere. Che cavolo, non mi ha fatto neanche arrivare giù ragazzi, che è già partito il caricamento. Ok, vedete il magma è quasi spento, è bello da vedere, però è quasi spento alla fine. Ecco qua Rico, è arrivato, che sta controllando. Che sta controllando. Oh porca miseria raga, è l'elicottero super avanzato che dicevo, ma è dorato. Non so se riuscite a vederlo raga, la figaggine di sto elicottero super avanzato, poi con tutte le barre rosse lì, eppure dorato raga, mamma mia. Spero veramente di sbloccarlo quell'elicottero, porca miseria. Adesso mi sto emozionando. Allora ragazzi, vediamo un po'. Ok ragazzi, lanciamo una bella testata atomica. Oh, raga, è andata a segno subito. Vedete che cazzo di casino, raga? Siamo proprio nel mezzo dell'esplosione. Mamma mia. Allora, cerchiamo di scappare, raga, che quel maledetto, ovviamente, cercherà sempre di colpirci. Non lo voglio colpire adesso, tanto so già che metterà il coso. Ecco, lo scudo al Bavarium. Che non lo so, io che sono scemo. Aspettiamo, ragazzi, aspettiamo. Qua sembra che siamo tipo al sicuro. Però non si vuole avvicinare il maledetto. Non si vuole avvicinare. Vedete raga? Non si vuole avvicinare. Anzi, si allontana addirittura. Cioè cerca di attaccarmi, ma boh, in malo modo forse. Ok, dobbiamo praticamente attaccarlo ragazzi. Con un colpo gli facciamo un sesto del danno. Poi il resto vediamo come farglielo. No, 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 ora si sta muovendo, vedete ragazzi, non serve a nulla. Scendiamo giù così riusciamo a colpirlo meglio. Ok. Perfetto, raga. Allora, concentriamoci, concentriamoci. Lui ci spari i razzi, noi... no, non possiamo farlo, non possiamo, dobbiamo aspettare, raga. Dovete avere un po' di pazienza, non so quanto durerà questo episodio, comunque... No, ce la dobbiamo fare. Non possiamo avvicinarci all'esplosione atomica, ovviamente, quindi dobbiamo stare lontani. Quando lo spariamo, ovviamente. Sembra ovvio. Ora, se... Mamma mia, ragazzi. Non stavamo troppo vicini, comunque l'esplosione ci ha preso lo stesso. È quello che vi volevo dire. Allora, no. Quando ci spara troppo, poi ci può ammazzare. Qui non c'è la barra della vita, quindi dobbiamo andare ad occhio, diciamo. Dobbiamo scappare per un po', poi... Eccolo qua. Aspettiamo un po'. Eccolo, dobbiamo aspettare che togli di nuovo lo scudo, ragazzi. Però è una bella sfida, raga. Non è chissà quale... Cioè, alla fine dobbiamo scansare i colpi e spararlo noi con un'arma molto potente. Proviamoci. Sì, ragazzi, la terza volta che l'abbiamo colpito, benissimo.
Benissimo. E siamo arrivati già qua. Siamo a metà vita, ragazzi. Stiamo lì lì. Sulla metà vita del nemico. Ok. Ok. Merda, proprio adesso ci deve sparare. A ripetizione. Ok, atterriamo un attimo. Non si sa che ci attaccherà all'infinito. Fino a quando non lo eliminiamo definitivamente. Piacere, mi stai attaccando con un elicottero super avanzato e mi dice: guarda il codardo che scappa. Cioè, raga, ma ha senso, eh? Lo scudo è abbassato, Rico. Lo so, ma anche se loro, ragazzi, i nostri amici da lassù ci dicono che lo scudo è abbassato, noi non possiamo attaccare fino a quando non siamo sicuri di non morire e di poterlo attaccare in sicurezza. Dai, togli quella merda di scudo, toglitela. Vai, sì, ragazzi, sì, grande. Grande, mamma mia. C'ha meno di metà vita. Adesso abbiamo ancora due colpi. Due colpi, ragazzi, a disposizione. Il resto poi non lo so come andrà a finire. Non lo so, raga. Vi giuro che non so come andare avanti poi, dopo aver finito altri due colpi. Allora, dobbiamo aspettare. Dobbiamo aspettare. Con calma, ragazzi. Ecco, dobbiamo cercare di non farci colpire. Comunque ci giriamo attorno, li facciamo perdere tempo. Ok, raga. Ok, raga, dobbiamo cercare di farlo avvicinare sempre da questa zona che è più comoda, c'è più terra qui. E farlo avvicinare, fargli togliere lo scudo e poi spararlo con la testata. Sempre che si deve stare fermo. Proviamoci. Ok, ragazzi. Ok, ok, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, raga. Non abbiamo ucciso ancora, però non abbiamo sprecato il colpo, è andata a segno. Rimane un altro po', raga. Rimane un altro po' da sconfiggere, per sconfiggerlo, appunto. Un altro po' di vita da togliere. Ok, raga, bisogna stare concentrati proprio al 100%, raga, qui. Sennò credo si perda. Allora, vedete il fumo, inizia a uscire il fumo, quindi sta parecchio danneggiato. Togli il maledetto scudo, togli il maledetto scudo. Ecco, vedete? E se lo so, ma lui si avvicina a me quando lo voglio sparare. Lo fa apposta proprio. Lo fa apposta, raga. Poi lanci razzi, spara con la mitragliatrice, devi cercare di non farti colpire da tutti i colpi che ci sta mandando. Mamma mia, Non pensavo fosse così, raga, il finale. Ok. Perché si sta abbassando adesso? Che cazzo combina? Che cazzo combina, raga? Sì, sì, bravo, magari togli lo scudo. Non puoi sfuggire. Merda. Ok, raga, proviamo con le bombe adesive adesso, visto che abbiamo finito. O se no, possiamo provare con la mitragliatrice, ragazzi, avvicinandoci e sparandolo ogni volta. Così sarebbe più comodo, l'unico modo. Gli fa il danno, ragazzi, ma è veramente minimo rispetto ai lanciarazzi. Ovviamente, ragazzi, quelle sono le armi che ci possiamo portare in giro. Cioè, non è che abbiamo chissà quali armi. Noi ci proviamo adesso un po' così. Lo scudo è abbassato, Rico. Hai rovinato tutto. Non puoi fuggire, Rodriguez. Proviamoci almeno, raga. Guarda il codardo che scappa. Non sta portando. L'unico modo, ragazzi, è fare così. Spararlo a ripetizione, ma così ci vorrà un'eternità. Già lo so. Allora, io direi, ragazzi, prendiamoci un posto tranquillo. Tipo di qua. Ora, Rico! Tipo andandocene da questa zona qui. Oh. Qua sembra che... No, ci si sta ancora sparando. No, sembra... Sembra che non arrivino i colpi, guardate, raga. Allora, a me mi è venuta un'idea, raga. Ci facciamo lanciare con il lancio ribelle, appunto, elicotteri.
quello che spara, questo qui. Sì, ragazzi, ci possiamo portare questo, così possiamo controbattere quello che lui sta facendo. Anche se non è lo stesso tipo di elicottero. Vedo che si sta allontanando, forse non ci sta trovando. Vedete, di ravello. 820 metri da noi, raga. Vediamo. Ok, abbiamo l'elicottero, raga. Ok, vai Rico, vai, prendilo. Ok, raga. Proviamoci almeno. La vita è poca, l'unica soluzione, ragazzi, è questa. Dopo aver finito le munizioni, Lo scudo è abbassato, Rico! potete provare con questa cosa qui. Quando toglie lo scudo, andiamo con l'elicottero. Vedete, cerca di sparare, ovviamente. Però il danno ce lo farà, ovviamente. Vedete, raga. Vedete, abbiamo fatto molto molto più danno. Noi basta che cerchiamo di non farci colpire da quei colpi lì, raga, dai razzi, appunto. Mamma mia, ok. Perché non possiamo andare lontano solo con la tuta alare, raga, con quelle armi lì. Cioè, questa è una boss fight, va fatta coi controcazzi, raga. Dai, ce la stiamo facendo. Ok, all'ultimo secondo abbiamo evitato il missile. Ok, dai, 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 raga. Mamma mia, si sta facendo interessantissimo. Potrebbe anche esplodere l'elicottero. Io vedo che è sotto tortura. Ok, dai, 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 di ravello di merda, dai. Ok, raga. Ce l'abbiamo quasi fatta, ce lo stanno dicendo pure i nostri amici lì sopra. Ecco, è meglio che scendiamo, raga, perché sta esplodendo. Ci manca davvero pochissimo. Possiamo anche spararlo con la mitragliatrice adesso. Purtroppo non poteva resistere in eterno, raga. Lo scudo è Il suo abbassato, elicottero è molto Rico! più forte del nostro, ovviamente. Le abbiamo fatto tantissimo danno, raga. E non è facile. Prima i razzi nucleari, poi. Ce la stiamo facendo. Ce lo stanno dicendo pure i nostri amici lì su. Sì, non perdi mai. Che cazzo stai dicendo? Ma se stai perdendo proprio in questo momento. Cioè, ragazzi, vi giuro, io non so quanto potrebbe durare questo episodio. Potrebbe durare sia poco. Io non mi sto rendendo conto. Io penso a fare la missione. Penso a fare il finale. Ma non so proprio quanto tempo ci possa volere. Gli stiamo facendo danno, ragazzi. Vedete la vita? La vedete lì sopra? La vita? Dobbiamo farcela, raga. Merda, adesso ci colpisce pure quando siamo col paracadute. Ok. Questa non è codardia, ragazzi. Non essere codardi. Cercare di farcela. Ecco perché scappo, evito i colpi. Penso pure voi fareste così, eh. Perché non si può sopravvivere 2 secondi. La vita qui, la barra della vita in questo gioco non esiste. È molto scomodo capire quanta vita abbiamo, quanto. Vedete ragazzi quanto in difficoltà. Quanto cazzo in difficoltà. Comunque gli stiamo facendo danno, anche se non si vede. Ma con la mitragliatrice semplice, ragazzi, gli stiamo facendo davvero tanto danno, eh. Purtroppo non possiamo richiedere più. Non abbiamo più niente. Non abbiamo più segnalatori. Dai, raga. Ok. All'ultimo secondo ho evitato un razzo. Avete visto, raga? Ho sganciato il paracadute e non mi sono fatto colpire dal razzo. Mamma mia, eh. Spero veramente di farcela, ragazzi. Se muoio adesso, veramente mi incazzo come una bestia. Allora, ecco, vedete? Meno male che sono andato a finire dietro la pietra. Se no, se mi avrebbe colpito 2 volte di seguito con i razzi, sarei morto di sicuro. Quindi, raga, se mi vedete. Ecco, ora si sta danneggiando lui stesso. Dai, togli quella merda di scudo. Togli quella merda di scudo. Togli quella merda di scudo. Toglila. Dai, raga, dai, 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 dai. No, dai, cioè, raga, ha la vita inesistente. Cioè, rendetevi conto, ha la vita inesistente. Guardate, il rosso non c'è più. Però dobbiamo colpirlo ancora. E invece no, non so che cazzo è successo. Mi sa che ce l'abbiamo fatta, raga. Sì. Ok, l'abbiamo fatto, raga. Ecco, esce la cutscene. Ok, quindi l'elicottero infuocato, ragazzi. Però bellissimo, è dorato. Il fatto che è dorato è bellissimo, quindi. Colpisce contro quella specie di montagnetta che c'era, con la colonna di cemento, cioè di cemento, di roccia. Eccolo qua, ragazzi, nelle fiamme, non muore, manco se fosse Terminator. Io sono Sebastiano di Ravello, io non brucio, io non muoio. Infatti è vero, perché non sta bruciando?
Sta in mezzo alle fiamme. C'è la pistola per terra, deve essere la sua. Ponendo fine al mio regno, hai lasciato una nazione nel caos. Medici cadrà senza di me. Bene, ma sappi questo, è stato il tuo Tom Sheldon a combinare gli accordi che mi hanno portato al potere e che ti hanno reso orfano. E sì, lo sappiamo che è stato Tom Sheldon, abbiamo visto il loro incontro. Io ho deluso me stesso. Ho permesso a questi bastardi imperialisti occidentali di corrompere medici troppo a lungo. E questo è ciò che ho ottenuto. Bastardi imperialisti occidentali di corrompere medici troppo a lungo. Vediamo ragazzi, che altro. Possiamo anche attivare l'arma adesso e spararlo. Questo è ciò che ho ottenuto. Vediamo che altro dice. Attivarma, l'abbiamo sparato proprio nel cuore, raga. E se ne va nelle fiamme, mamma mia, raga, come un film d'azione, tipo film, non lo so, d'azione, quando ci sono quelle scene dove il personaggio muore nelle fiamme, non lo so. Bel finale, secondo me. Beh, se lo merita, raga, tutto quello che ci ha combinato, se lo merita proprio. Missione compiuta, ragazzi, figlio di medici. Continua. Abbiamo sbloccato, ragazzi, l'Urgamis... come si legge sta cosa? Aspetta, Urgamstitel, sì. Questo veicolo è stato sbloccato e comparirà nel tuo elenco lancio ribelle, ragazzi, ed è l'elicottero d'assalto, quello potenziato con lo scudo al Bavarium, credo almeno. Qui non lo vedo, però credo che sia quello, però dei ribelli, quello bellissimo, avanzato, però dei ribelli, quindi benissimo. Oddio, raga, Just Cause 3... E ci sono i titoli di coda, ragazzi, quindi era veramente il finale, non mi ero sbagliato. Non si possono saltare, ragazzi, quindi ci vediamo direttamente dopo i titoli di coda. Ok, ragazzi, ho saltato appunto tutto il filmato dei titoli di coda e mi è uscito questa cosa qui. Modalità libera sbloccata. Allora, Di Ravello è morto, ma medici ha ancora bisogno di un eroe. Affronta i resti dell'esercito di Di Ravello, competi per il controllo delle classifiche, nelle sfide, nelle imprese, vabbè, quelle ci sono sempre. Rivivi la rivoluzione riportando gli insediamenti al loro stato oppresso. Ok. Seleziona l'opzione opprimi di nuovo dall'icona dell'insediamento sulla mappa. Quindi ragazzi, se noi tipo abbiamo conquistato già tutte le basi, per esempio, c'è qualcuno che lo fa, possiamo selezionare questa cosa qui che, dove c'è scritto opprimi di nuovo. Opprimendolo di nuovo ci sono di nuovo i nemici in tutte le basi, tipo in quella base specifica. Quindi così possiamo riconquistare quante volte vogliamo per divertirci. Ma a noi non ci interessa, tanto non ho conquistato neanche buona parte di tutta la mappa, ragazzi, quindi possiamo conquistarne quante ne vogliamo. Allora, andiamo avanti. No, vabbè, raga. Vabbè, allora, se voi notate, questa è la stessa... Questa è la stessa immagine, diciamo, o filmato che c'è quando appunto si accede al gioco, al gioco di Just Cause 3, quando si accede c'è proprio Rico seduto su questa sedia con l'ombrellone davanti a questa spiaggia, proprio in questo punto della mappa, e non sapevo minimamente che fosse alla fine del gioco che Rico si sedesse qui, non lo immaginavo proprio, pensavo fosse una cosa così. Comunque ragazzi, faccio continua. Tra l'altro sento che quello della radio si sta agitando. Ci sono delle pistole, raga, dorate qui sopra. Oddio. Allora, raga, io ho le mitragliette. Però, guardate, qua c'è... Non so se riuscite a vederlo. La pistola dorata incastrata nella cosa. Allora, cambiamo. Eccola qua. Raga, le pistole dorate. Le vedete? Mamma mia, raga, le revolver dorate che ha preso Rico da terra per uccidere Di Ravello. Erano le sue, allora. Infatti, si chiamano il piccolo generale. Porca miseria, raga. Dove ci troviamo di preciso? Vediamo, raga. Mappa. Ah, ecco dov'era, raga. Quindi il punto che ci fa vedere, il punto dove c'è appunto l'ombrellone con la sedia, qui, si trova appunto su questo punto della mappa. Ed è di quest'isola del vulcano, appunto, dopo aver ucciso Di Ravello. Porca miseria, ragazzi, a saperle queste cose. Poi qua c'è questo tipo aereo. Tipo quello che c'è Sant'Andreas o GTA 5, il Dodo sarebbe quello, l'aeroplano, quello che va anche sull'acqua. E vabbè, raga, e quindi finalmente abbiamo finito, abbiamo fatto il finale, abbiamo ucciso Di Ravello. Era logico, ragazzi, dall'inizio del gioco che lo so che bisognava uccidere Di Ravello, era quella la missione finale, era logico. Però non pensavo che sarebbe successo in un vulcano.
Quindi ragazzi, niente, vediamo un po' le missioni che andremo a fare nel prossimo episodio. Qui non ne sono apparse, abbiamo la missione questa qui e la missione questa qui. Ragazzi, sono tre per la precisione e le andremo a fare tutte nei prossimi episodi. Quindi ragazzi, io spero che questo video, questo finale della storia del gioco vi sia piaciuto. Se volete ragazzi, lasciate un like, condividete, iscrivetevi se non siete iscritti. Alla prossima!